Buongiorno signora Bistocchi, Buongiorno. lei è amministratore delegato di Starkey Italy da molti anni e ha sicuramente visto tante innovazioni tecnologiche. Cosa caratterizza tuttavia questo particolare momento Starkey? Il 2019 è stato un anno fondamentale per la Starkey Hearing Technologies, di grande trasformazione. Abbiamo lanciato Livio e ha da poco presentato Livio AI. La versione ancora più performante del primo apparecchio acustico al mondo con sensori integrati e intelligenza artificiale. Dotato di un intero ecosistema di accessori e funzionalità per aiutare i pazienti a sentire meglio e vivere meglio, questo connubio è importantissimo. L'intelligenza artificiale e i sensori integrati stanno decisamente cambiando l'apparecchio acustico e le sue potenzialità. Appartiene ormai al passato l'idea e il concetto di un apparecchio acustico monouso, dove un dispositivo creato per supplire un difetto oggi è in grado di aumentare le interazioni sociali e migliorare la vita di chi lo indossa per molti aspetti, senza dimenticare le funzioni salvavita. Parliamo quindi di un vero e proprio dispositivo multiuso. È questa la grande differenza, è questa la rivoluzione. Multiuso e multifunzione, che vive un'evoluzione tecnologica velocissima al passo dello smartphone e che il paziente considera una molteplicità di fattori correlati alla salute uditiva ed importantissimi per il benessere generale. Molto, molto interessante, la ringrazio. Non trova però che questa tecnologia non sia proprio alla portata degli utenti, poco così di riferimento, gli anziani, molto anziani, intendo dire? Beh, allora, la ringrazio per la domanda. Questa è una domanda che mi viene posta spesso ultimamente e la considero vagamente retorica, anche se ne comprendo la genesi. Se considero la segmentazione per età del nostro fan base di Facebook, vedo che quasi il 50% degli oltre 55 anni sono connessi. Ora, da qui si evince che non parliamo più degli anziani anziani, ma parliamo di anziani moderni, ma al passo con i tempi, curiosi, tecnologici, interattivi. Sviluppare prodotti come Livio AI è fondamentale per gli utenti che sono ovviamente in grado di apprezzare questa tecnologia, ma allo stesso tempo è importantissimo ricordare che ogni settore merceologico parte con l'innovazione dei prodotti di punta, per poi estendere le prestazioni a tutti i livelli tecnologici. Quindi la mia risposta è sì, nel breve la tecnologia Healthable sarà usufruibile da parte e alla portata di tutti. Per cui è fondamentale aver inventato un apparecchio acustico che non solo fornisce un ascolto ottimale, ma che aiuta a monitorare l'attività fisica e cerebrale, manda una notifica ai familiari in caso di caduta, traduce in 27 lingue in tempo reale, trascrive sul display dello smartphone un discorso, pensate quale aiuto per un soggetto ipoacusico, manda promemoria per ricordare di assumere i medicinali, di andare dal medico, di prendere la pressione. Se consideriamo la nostra tecnologia da questa prospettiva, è più facile pensare che Livio AI sia fondamentale e soprattutto, anche e soprattutto nei soggetti più anziani. Benissimo, molto molto chiaro. Quali sono quindi le prospettive Starkey per il 2020? Tanto e avverrà nel 2020, se pensiamo a cosa non è avvenuto nel 2019, perché il nostro motto è progettiamo partendo dal meglio. Se nel 2019 abbiamo raggiunto questi risultati, il 2020 e abbiamo fatto una vera e propria rivoluzione dell'udito. Come ci piace dire, è stato l'anno del più grande successo della ricerca tecnologica per quanto riguarda la Starkey Technologies. Non si ferma, non ci fermiamo e ripartiremo da questa base straordinaria per lo sviluppo e l'implementazione di prodotti sempre migliori e all'avanguardia, senza mai dimenticare che la nostra missione è pensare ai nostri pazienti. Migliorare il loro udito per consentire di vivere meglio, ecco, vivere meglio è da oltre 50 anni il motore di ogni nostra singola azione. E davvero Livio AI è stata la pietra miliare di questo. L'apparecchio acustico Healthable è infatti ciò che ci ha aperto la strada per il futuro. La ringrazio, sempre molto interessante quello che dice.
Cosa ricorda poi in particolare di questo anno che sta volgendo al termine? Tanti sono stati momenti sensazionali. Il lancio europeo con la presenza del presidente Brandon Siwolic e la presenza di Bill Austin, il nostro CEO e fondatore, le esposizioni in tutta Europa, in molti atenei, i riconoscimenti, tantissimo, e moltissimi premi vinti da Livio AI. L'ultima notizia proprio di questi giorni è che Livio AI è stato inserito nella rivista Time tra le 100 migliori invenzioni del 2019 nella categoria dedicata all'accessibilità. L'elenco viene pubblicato annualmente in maniera assolutamente indipendente, selezionando 100 tra le migliori, tra le idee più rivoluzionarie di ogni anno. Time utilizza un rigoroso processo di selezione per redigere questo elenco annuale. I contendenti di tutto il mondo vengono valutati su fattori chiave, no? Tra cui l'originalità, l'efficacia, l'ambizione, l'influenza. Il risultato? 100 invenzioni rivoluzionarie che stanno cambiando il modo di vivere, lavorare e giocare. Quindi essere lì fa la differenza. E l'anno non è ancora terminato. La ringrazio. Prego. Ringrazio lei.